La storia inizia mostrando l'atmosfera all'interno di un treno, dove si vede un ex ufficiale militare, il colonnello Douglas Mortimer, vestito da prete, seduto a leggere una Bibbia. Quando il controllore viene a controllare i biglietti dei passeggeri, Mortimer chiede al controllore quando il treno arriverà a Tucumcari. Il controllore risponde che il treno arriverà a Tucumcari tra pochi minuti. Tuttavia, poiché il treno non si fermerà a Tucumcari, Mortimer si alza e tira la leva del freno d'emergenza per fermare il treno a Tucumcari come desidera. Arrivato alla stazione ferroviaria di Tucumcari, Mortimer vede il manifesto di un ricercato di nome Guy e si interessa alla sua cattura, perché la ricompensa promessa è piuttosto sostanziosa. Mortimer si reca quindi in un bar e chiede al barista dove si trovi Tizio. Dopo aver ricevuto questa informazione, Mortimer si dirige rapidamente al secondo piano e scopre che l'uomo è in una stanza con una donna. Mortimer infila quindi il manifesto di ricerca attraverso la fessura della porta. Tuttavia, questo avverte l'uomo che qualcuno gli sta dando la caccia, così scappa immediatamente dalla finestra e monta velocemente a cavallo. Per questo motivo, Mortimer si precipita a prendere il suo fucile e spara un colpo a Tizio, che è già fuggito abbastanza lontano. Sentendosi frustrato, Tizio tenta di vendicarsi sparando diversi colpi a Mortimer. Tuttavia, nessuno dei suoi colpi lo colpisce. Allo stesso tempo, Mortimer estrae la sua pistola e con la sua incredibile abilità di tiratore riesce a colpire Tizio in piena fronte con un solo proiettile. Dopo aver ucciso con successo Tizio, Mortimer va a incontrare lo sceriffo del Tucumcari Enrique per richiedere la ricompensa di $1000. Quando Mortimer vede il poster del bambino rosso Kavanagh, che offre una ricompensa di $2000, Mortimer si interessa e chiede a Enrique dove si trovi l'ultimo Kavanagh conosciuto. Enrique risponde che Kavanagh è stato visto per l'ultima volta a White Rocks. Enrique aggiunge anche che Mortimer non è la prima persona a chiedere di Kavanagh, poiché in precedenza anche uno sconosciuto di nome Manco era venuto a chiedergli dove si trovasse Kavanagh. Nel frattempo, Manco è arrivato a White Rock per dare la caccia a Kavanagh, dopo averlo rintracciato con successo in un bar dove sta giocando a poker. Quando Manco dichiara apertamente la sua intenzione di ucciderlo, Kavanagh cerca immediatamente di reagire. I suoi sforzi, però, sono feudali, perché Manco possiede un'abilità di combattimento di gran lunga superiore. Nello stesso momento, arrivano gli uomini di Kavanagh e si preparano a salvarlo, ma Manco spara rapidamente a loro prima di uccidere Kavanagh. Dopo aver ucciso Kavanagh, Manco incontra lo sceriffo di White Rock per riscuotere la ricompensa di $2000. In una prigione ben sorvegliata, un rapinatore di banche dal sangue freddo di nome Indio viene visto scontare tranquillamente la sua pena, mentre i suoi uomini fuori iniziano la loro missione, uccidendo le guardie per liberarlo. Sebbene Indio riesca a fuggire dalla prigione uccidendo altre guardie, ne lascia deliberatamente una in vita perché possa raccontare a tutti ciò che Indio e i suoi uomini sono capaci di fare a chiunque osi opporsi o sfidarli. Indio vuole che tutti sappiano quanto è spietato e che tutti lo temano. Nel frattempo, Manco e Mortimer sono incuriositi quando vedono il manifesto di ricerca di Indio che offre una ricompensa di $10000. Sapendo che Indio e i suoi uomini hanno come obiettivo una banca di El Paso, i due cacciatori di taglie si dirigono rapidamente verso la città. Hanno ipotizzato che Indio abbia intenzione di rapinare la banca di El Paso, che equivale al Texas, perché si ritiene che la banca custodisca quasi $1 milione in contanti all'interno di un cavo segreto. Poco dopo, diversi uomini di Indio arrivano a El Paso per effettuare una sorveglianza. Mentre Manco tiene d'occhio gli uomini di Indio in un bar, Mortimer, che era arrivato prima, affronta deliberatamente uno di loro, Wild, dando vita a una rissa. Frustrato, Wild tenta di attaccare Mortimer, ma i suoi compagni lo fermano, poiché devono trattenersi per evitare guai. Mentre Manco e Mortimer spiano gli uomini di Indio, si incrociano casualmente lo sguardo e in quel momento entrambi capiscono di essere cacciatori di taglie con lo stesso obiettivo. I due cacciatori di taglie decidono di fare una tregua e di bere qualcosa insieme. Inaspettatamente, Mortimer propone di lavorare insieme per sconfiggere Indio e i suoi uomini. Dopo averlo saputo, Manco chiede la ricompensa di $110000 per Indio e sorprendentemente accetta. Dopo aver accettato di collaborare, i due iniziano a elaborare un piano per sconfiggere Indio e la sua banda. Mortimer incarica Manco di fingere di unirsi alla banda di Indio, poiché ha raccolto tutte le informazioni su Indio e conosce una scappatoia che Manco può sfruttare per essere accettato nella banda. Viene rivelato che in passato l'orologio da taschino apparteneva a una giovane donna che ha compiuto l'impensabile dopo essere stata molestata da lui, che in precedenza aveva ucciso il marito. L'orologio da taschino, che contiene anche la foto della giovane donna, era un regalo del marito prima che Indio lo uccidesse. Nel frattempo, Manco viene visto portare a termine il suo piano di infiltrazione nella banda di Indio. Seguendo le istruzioni di Mortimer, Manco si reca in una prigione, dove libera un uomo amico di Indio. Sebbene Indio sia inizialmente sospettoso nei confronti di Manco per essere apparso all'improvviso dal nulla per liberare il suo amico, alla fine permette a Manco di unirsi alla sua banda e gli rivela i dettagli del loro piano di rapina.
Il giorno seguente, Indio invia Manco e alcuni dei suoi uomini a rapinare una banca a Santa Cruz come esca per distrarre lo sceriffo e i suoi uomini. Tuttavia, durante il viaggio verso Santa Cruz, Manco uccide gli uomini mandati con lui. Arrivato a Santa Cruz, Manco si precipita all'ufficio del telegrafo e ordina all'operatore di inviare un messaggio attraverso il telegrafo, affermando che Indio e la sua banda hanno appena rapinato la banca di Santa Cruz. Dopo aver ricevuto il messaggio, lo sceriffo e i suoi uomini si dirigono immediatamente a Santa Cruz. Poco dopo, Manco torna di corsa a El Paso e si unisce a Mortimer per sventare il piano di rapina di Indio e ucciderlo per ottenere la ricompensa. Inaspettatamente, invece di sfondare la porta d'ingresso, Indio e i suoi uomini scelgono di sfondare il muro e di rubare con successo una cassaforte piena di denaro dopo aver ucciso una guardia. Poiché il loro piano fallisce, Manco cerca di porre fine alla sua collaborazione con Mortimer, ma quest'ultimo lo convince a rimanere nella società. Mortimer allora spara a Manco da dietro sfiorandogli il collo. Si scopre che Mortimer lo ha fatto intenzionalmente per proteggere la sua copertura, convincendo Indio e i suoi uomini che c'è stato uno scontro a fuoco a Santa Cruz, dove Manco è sopravvissuto mentre i suoi uomini sono stati uccisi. Mortimer ordinò quindi a Mo di convincere Indio a dirigersi a nord, lungo il fiume Rio Bravo, che era il luogo ideale per un'imboscata. Qualche tempo dopo, Manco si ricongiunge a Indio e alla sua banda, che chiedono informazioni sui loro compagni. Manco inventa la storia che sono caduti in un'imboscata mentre lasciavano Santa Cruz e che sono stati tutti uccisi tranne lui. Manco suggerisce quindi a Indio di andare a sud, nella direzione opposta al piano di Mortimer. Indio sceglie invece di andare a est, precisamente in una piccola città chiamata Acqua Calente. Prima di entrare in città, Indio vuole testare la lealtà di Manco ordinandogli di cavalcare davanti a loro. Alla fine della strada, Manco vide tre cowboy che lo stavano già aspettando. Senza mostrare alcun timore, si diresse verso di loro, preparando la sua pistola. Nello stesso momento, un ragazzo stava cercando di raccogliere una mela da un albero. Poiché le mele erano troppo alte perché il ragazzo potesse raggiungerle, Manco lo aiutò sparando alcune mele verso il basso. Inaspettatamente, qualcun altro fece lo stesso per aiutare il ragazzo e quella persona non era altro che Mortimer, che aveva previsto che Indio e la sua banda sarebbero venuti in quel posto, nonostante avesse suggerito a Manco di dirigersi verso nord. Nel frattempo, i tre cowboy che stavano per intimidire Manco scelsero di fuggire dopo aver assistito alla sua incredibile precisione nell'abbattere le mele. Manco e Mortimer entrarono quindi in un bar, seguiti da Indio e dalla sua banda. In quel momento, Selvaggio riconobbe immediatamente Mortimer come l'uomo che lo aveva affrontato a El Paso. Ancora arrabbiato con Mortimer, Wild lo sfidò in uno scontro a fuoco. In seguito, Wild fece contare il suo amico, ma Mortimer sparò rapidamente con la sua pistola da sotto la manica uccidendolo. Mentre Mortimer e Indio sedevano insieme, Mortimer si offrì di aprire la cassaforte senza usare esplosivi, che ne avrebbero distrutto il contenuto. Tuttavia, chiese a Indio $5,000 per il servizio. Sebbene Indio fosse inizialmente riluttante, capì subito di non avere altra scelta e accettò. Dopo l'apertura della cassaforte, a sorpresa Indio non distribuì il denaro ai suoi uomini. Dichiarò invece la sua intenzione di aspettare un mese, lasciando che il clamore delle rapine in banca si placasse, dato che lo sceriffo e i suoi uomini gli stavano dando la caccia. Indio ordinò quindi al suo braccio destro Nino di trasferire il denaro in una cassa di legno, di chiuderla a chiave e di conservarla nella stanza del tesoro, con la chiave in mano solo a Indio. Quella notte, mentre tutti dormivano, Manco entrò di nascosto nella stanza del tesoro. Incontrò Mortimer che era riuscito a sbloccare il forziere. Si scoprì che Mortimer aveva preso il denaro rubato e lo aveva messo in una borsa, che consegnò a Manco. Sfruttando la sua abilità nel bloccare e sbloccare senza chiave, Mortimer chiuse di nuovo il forziere, facendo credere che non fosse mai stato manomesso. Lasciarono la stanza del tesoro attraverso il tetto, ma sorprendentemente Indio e i suoi uomini avevano anticipato le loro azioni. Indio aveva capito che Mo e Mortimer erano cacciatori di taglie che lo cercavano per la ricompensa. Tuttavia, poco prima di saltare giù, Mo si rese conto che i banditi lo stavano aspettando di sotto, così gettò la borsa dei soldi su un albero. Tuttavia, dopo aver notato che il forziere era ancora chiuso a chiave, Indio credette che Manco e Mortimer non avessero rubato il denaro. Nonostante ciò, Indio decise di imprigionarli in un luogo nascosto. Poco dopo, su ordine di Indio, Nino rubò di nascosto un coltello a uno dei membri della banda, Cuchillo, e uccise il suo compagno che sorvegliava Manco e Mortimer. Dopo aver liberato i due cacciatori di taglie, Nino portò Cuchillo nel luogo in cui Indio lo stava aspettando con il suo orologio da tasca. In quel momento, Cuchillo cercò di difendersi, insistendo sul fatto che non aveva ucciso il compagno né liberato i prigionieri. Tuttavia, Indio uccise Cuchillo come parte del suo piano. Indio disse poi ai restanti membri della banda che Cuchillo li aveva traditi aiutando i prigionieri a fuggire. Indio ordinò ai suoi uomini di inseguire i cacciatori di taglie in fuga.
In realtà, Indio progettava di usare Manco e Mortimer per uccidere i membri della sua banda, permettendo a lui e a Nino di prendere tutto il bottino rubato per sé. Tuttavia, uno dei membri della banda, Groggy, era molto più intelligente degli altri e si rese conto del piano di Indio. Il mattino seguente, Groggy uccise Nino e minacciò Indio con una pistola, chiedendogli di aprire il forziere pieno di denaro rubato. Tuttavia, il forziere era già vuoto, il che rese Groggy furioso e iniziò a mettere a soqquadro il locale per la rabbia. Per questo motivo, Indio cercò di convincere Groggy a collaborare con lui per intrappolare i cacciatori di taglie e recuperare il denaro rubato. D'altra parte, Manco e Mortimer erano pronti con le loro pistole, in attesa che i banditi venissero ad attaccarli. Grazie alla loro straordinaria abilità di tiro, i cacciatori di taglie hanno abbattuto i membri della banda uno ad uno per le strade della città. Altrove, mentre India ricordava ancora una volta la giovane donna che possedeva l'orologio da tasca, fu improvvisamente interrotto da Mortimer, che rivelò a Indio il suo vero nome. In quel momento, Mortimer, che aspettava fuori, vide che Groggy cercava di fuggire e gli sparò. Ma nello stesso momento Indio apparve alla finestra e gli sparò, facendogli volare via la pistola dalla mano. Indio tirò fuori il suo orologio da tasca e iniziò a suonare la sua musica per dare inizio a un duello tra lui e Mortimer. Mentre la musica dell'orologio da tasca si avvicinava alla fine, Manco apparve improvvisamente con un orologio da tasca identico, che suonava la stessa identica melodia. Vedendolo, Mortimer capì immediatamente che l'orologio da tasca gli era stato sottratto da Manco. In risposta, Manco puntò il fucile contro Indio e consegnò a Mortimer la cintura e la pistola prima di sedersi. Poco dopo la musica finì e Mortimer premette rapidamente il grilletto della sua pistola colpendo Indio. Nonostante Indio abbia cercato di rialzarsi, alla fine è morto. Mentre Mortimer prendeva l'orologio da tasca di Indio, Manco gli restituì l'orologio che aveva preso e commentò la somiglianza con la famiglia. Mortimer rispose che la giovane donna che possedeva l'orologio da taschino era sua sorella. Dopo aver vendicato il suo rancore, Mortimer decise di non prendere una parte della ricompensa e consegnò tutto a Manco mentre raccoglieva le sue armi e se ne andava. Poco dopo, Manco raccolse i corpi di Indio e della sua banda, gettandoli in un carro. Manco ha poi recuperato la borsa di denaro dall'albero. Sebbene non fosse chiaro se avesse intenzione di restituire il denaro o meno, Manco è stato visto da lontano con il suo cavallo che trainava un'auto piena dei corpi senza vita dell'intera banda. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.